Salve amici, come va? Tutto bene? Io sono pronto a una nuova avventura e voi? Venite con me! San Crisogono. Beh, forse fu proprio uno dei primi argomenti che io trattai. Beh, a quell'epoca dovevo creare una sorta di scaletta della Roma sotterranea. E gli ambienti più semplici da visitare erano quelli sotto le chiese. Beh, a Roma quante chiese ci sono? 900 e passa, quasi 1000? Forse anche di più. No, direi sulle 950. Beh, almeno il 50% di queste presentano ambienti sotterranei. I titoli. E San Crisogono è certamente uno dei titoli più antichi. Cos'è il titolo? Il titolo è, in pratica, l'ambiente che una comunità cristiana utilizza, perché è prestata da un cristiano, per le prime riunioni. La chiesa domestica, laddove la prima comunità cristiana si incontrava per seguire un pasto sacro, una liturgia, una prima liturgia, quella che poi diventerà la messa, mangiare tutti insieme, l'agape, e poi commentare qualche passo del Vangelo. E San Crisogono è certamente uno degli ambienti sotterranei che riguarda appunto una chiesa domestica, tra le più interessanti, tra le più antiche e interessanti. Ma vediamo le immagini. La Basilica di San Crisogono è situata nel rione Trastevere, in piazza Sidney Sonnino, lungo viale di Trastevere. La chiesa, dedicata a San Crisogono di Aquileia, è originaria del IV secolo e nel corso dei secoli ha subito una serie di importanti rifacimenti. In questa bella stampa di Giambattista Soria la vediamo attorniata da case medioevali. L'aspetto attuale non è molto cambiato. Splendido è il bel campanile romanico del XII secolo, ma sia sotto il convento attiguo che buona parte della chiesa si nasconde una realtà archeologica straordinaria. Fino alla fine del XX secolo si pensava che la prima basilica paleocristiana non possedesse il Nartesce. I resti della chiesa di epoca costantiniana sono accessibili dalla sagrestia e si trovano sopra precedenti case romane di epoca tardo-repubblicana. Gli ingressi erano laterali, un paio sul lato occidentale che si apriva sul lungo cortile porticato, e uno sul lato orientale, che però assunse una destinazione diversa durante il primo periodo medioevale. Sulla sinistra dell'abside si nota un edificio romano, probabilmente una fullonica, fortemente rimaneggiato. Un muro lo divide in due parti. E forse utilizzato come aula del battistero per la presenza di una grossa vasca centrale già della conceria. L'abside conteneva le reliquie di San Crisogono di Aquileia e si trovava in testa all'unica navata della basilica. Una piccola stanza a destra potrebbe essere stata un diaconicon, una sorta di sagrestia, mentre l'altra, quella di sinistra, il luogo in cui erano tenute le reliquie. Alle spalle della basilica paleocristiana, ma a notevole profondità, si trova ancora un antico vicolo su cui si affacciava la fullonica. Le sue origini risalgono almeno al 499 d.C., quando per la prima volta il Titus Crisogoni venne menzionato nell'elenco dei titoli invitati a partecipare, insieme ai relativi presbiteri, al Concilio di Roma indetto da Papa Simmaco. Notare il taglio sulla parete che sorreggeva un soppalco a copertura della cripta. La particolare muratura, costituita da filari alterni di mattoni e di piccoli parallelepipedi di tufo, detta opera listata,
data con certezza la struttura alla tarda romanità. Uno stretto corridoio centrale nella cripta portava direttamente alla memoria, laddove erano custodite le sfoglie dei santi. L'ingresso all'ipogeo è a notevole altezza rispetto alla basilica paleocristiana. Secondo il percorso absidale si accede direttamente al corridoio rettilineo che conduce alla fenestella confessionis, attraverso la quale i fedeli venivano a contatto con le reliquie di San Crisogono, una mano e la calotta cranica, si suppone. Sulla parete sinistra si conservano ancora le pitture dell'VIII secolo che raffigurano i tre santi Crisogono, Rufino ed Anastasia. Il grosso arco e laterizio è stato tagliato direttamente sulle fondazioni della chiesa superiore nei primi anni del Novecento. Ciò permette di accedere alla cosiddetta navata orientale. Ma si ricordi che la prima basilica paleocristiana possedeva solo una vasta aula. Qui si conserva un notevole sarcofago paleocristiano rinvenuto nel segretarium. La sagrestia era probabilmente utilizzata per riporre vesti sacre, documenti ed arredi liturgici, ed aveva un pavimento tuttora visibile in tessere marmoreo con disegno floreale. Il magnifico sarcofago del II secolo presenta un clipeo centrale con l'immagine del defunto e bassorilievi raffiguranti una scena marina di Nereidi e Tritoni. Nel momento della scoperta, il sarcofago conteneva ancora lo scheletro. Ma di questo rimane ben poco oggi. Alla cripta semianulare si accedeva per il tramite di alcuni scalini. Rimangono solo quelli che provengono dalla cosiddetta navata laterale sinistra. Sempre dell'VIII secolo sono gli affreschi voluti da Papa Gregorio III, conservati lungo la parete superiore dell'abside, con decorazione a dischi e losanghe intrecciati, che richiamano la decorazione a finto marmo. Con un semplice gioco grafico è possibile eliminare la tamponatura medioevale di un ingresso laterale ed altri due considerati minori, uno dei quali ci permette di accedere alla fullonica romana. Della fullonica rimane l'alto portale di ingresso, munito di una piccola finestra in asse, e una finestra ben più ampia sul lato destro. Oltre alla naturale stratigrafia possiamo immaginare la strada romana su cui oggi è il tracciato di via San Gallicano. A terra si nota una grossa vasca già della Fullonica. Sul pavimento, durante i primi scavi, ne sono state individuate altre più piccole e tutte comunicanti. La vasca risulta tagliata esattamente in due da un muro medievale. Ovviamente possiamo immaginare l'altra parte della vasca e il resto del vano della Fullonica oltre il muro, che nella foto vediamo a destra, ma si trova ancora interrato al di sotto del giardino del convento. Fu il ritrovamento di altre due vasche, oggi purtroppo scomparse, collegate ad un sistema di tubature che scaricavano in una fogna coperta a cappuccina, che fece supporre che il locale, prima di diventare un battistero, fosse appunto una fullonica, ovvero una bottega destinata alla lavatura, smacchiatura o tintura dei tessuti, ed aveva l'accesso diretto, come si deduce dai resti di una porta sulla parete di fondo, dalla retrostante antica via di San Gallicano, che oggi però è a notevoli metri sottoterra. Visione della cosiddetta navata laterale sinistra. Nel fondo insistono le fondazioni della chiesa superiore e sulla parete destra ritratti di santi entro il nimbo. Attraverso gli archi praticati direttamente sulle fondazioni della chiesa si raggiunge lo scavo effettuato per dimostrare la non presenza dei colonnati laterali relativi alle navate. Nello stesso vano si rileva la presenza di due sarcofagi marmorei. Il primo è il cosiddetto sarcofago con le muse. Il secondo è molto più semplice, fu trovato intatto nel momento della sua scoperta.
Tutto intorno è il materiale marmoreo appartenuto all'arredo liturgico della chiesa primitiva. Il 29 maggio del 1911 vennero eliminati i sigilli in piombo sui coperchi dei sarcofagi e si videro i corpi di un adulto e di un fanciullo ancora intatti. Ovviamente queste meravigliose testimonianze si sbriciolarono velocemente ed ora possiamo ammirare solo i sarcofagi. Completato lo scavo di questo settore, si puntò decisamente sulla cosiddetta navata laterale destra, che restituì magnifici affreschi, miracolosamente conservati, risalenti al X-XI secolo. Interessante è questo particolare di un personaggio con la scritta sottostante «Preposto al recupero dell'amica Aurea». L'amica Aurea era una particolare chiaia colorata che si trovava in zona, da cui il nome Montoro, Monte d'Oro. Notevole è il ciclo pittorico delle storie di San Benedetto, che guarisce il lebbroso, del salvataggio di San Placido, di San Pantaleone, che guarisce il cieco, e di Papa Silvestro, che cattura il drago. Interessante è il particolare delle gambe di un miracolo e il miracolato la scritta Leprosus. Nell'ultima fase edilizia della basilica paleocristiana, l'ingresso laterale orientale divenne una piccola aula per contenere accessori liturgici. Sulla destra era la parete meridionale. Durante gli ultimi anni del XX secolo si superò la parete meridionale e si scoprirono altri ambienti, il Nartece. Il Nartece possedeva tre ingressi arcuati, uno centrale abbastanza ampio e due laterali più piccoli. In questo vano sono state individuate delle tombe terragne e un ingresso laterale di cui si nota il perimetro della porta e il suo tamponamento per agevolare la costruzione della chiesa superiore. Rimane anche un breve tratto dell'arco centrale ed elementi architettonici che ci permettono una ipotetica ricostruzione delle vicende edilizie della chiesa paleocristiana. La costruzione del Nartece, avvenuta durante l'ultima fase edilizia della chiesa paleocristiana, ha distrutto le strutture preesistenti, ha menomato irrimediabilmente un piccolo acquedotto che alimentava una cisterna, oggi visibile nei vicini sotterranei delle Scubitorium, e lo vedremo più avanti, e ha creato una sua fondazione, diciamo così, della basilica attuale. Da qui parte un ampio itinerario ipogeo che si ramifica al di sotto di tutto il quartiere. Avete visto che magnificenza e che grandiosità, che pitture poi, quelle medioevali, una continuità edilizia che va addirittura dall'epoca repubblicana, perché al di sotto di certi ambienti scavati sono stati trovati anche ambientazioni di epoca repubblicana. Poi, naturalmente, quelle imperiali, le pitture che abbiamo poi visto anche nelle immagini, il riuso a chiesa domestica e poi la costruzione del titolo e poi la chiesa vera e propria dopo l'epoca costantiniana, la distruzione del VII secolo, VIII, e la costruzione della chiesa attuale, che poi ha avuto anche rimaneggiamenti, quella che noi possiamo vedere al piano superiore. Quindi una modifica urbanistica e edilizia che è durata 2200 anni circa. Ma di questi casi ne vedremo molti altri a Roma. E infatti andiamo a preparare un nuovo argomento. Ciao!